Secondo un'indiscrezione, Elisabetta Gregoraci potrebbe essere tornata insieme al suo ex marito Flavio Briatore. Secondo una recente indiscrezione rilasciata da Dagospia, la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci potrebbe essere tornata insieme al suo ex marito Flavio Briatore. La conduttrice potrebbe aver fatto nuovamente breccia nel cuore del padre di suo figlio Nathan Falco. In molti sperano in un loro ritorno di fiamma da anni. Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Secondo il portale di gossip Dagospia, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due si sono separati nel 2017 dopo ben 9 anni di matrimonio e un figlio insieme, Nathan Falco, che ad oggi ha 14 anni. Come riporta l'indiscrezione, sembrerebbe che tra i due ci sarebbe la possibilità di un riavvicinamento, anche se la showgirl calabrese ha una relazione da anni con l'imprenditore Giulio Fratini. Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell'imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto? Al momento né la showgirl calabrese, né tantomeno l'imprenditore Flavio Briatore hanno commentato l'indiscrezione di Dagospia. Nonostante la separazione, i due sono sempre rimasti molto affiatati, soprattutto per il benessere del figlio Nathan Falco, ma anche perché la conduttrice di Questioni di Stile è rimasta a vivere a Monte Carlo, vicina al suo ex marito. Recentemente il proprietario del Billionaire è stato ospite proprio del suo nuovo programma televisivo. I due hanno rivissuto alcuni momenti della loro relazione e non sono mancate le frecciatine. La conduttrice ha persino ironizzato sulla loro rottura. Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta? Quando Elisabetta era stata ospite a Verissimo, aveva raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin che era rimasta a vivere a pochi passi dalla casa del suo ex marito. Con Briatore ceniamo tutte le sere insieme, aveva detto. Poi aveva ammesso che Flavio Briatore continua ad essere molto possessivo nei suoi confronti. Lui è sempre geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono. Non si rassegnerà mai, aveva ammesso. Il loro rapporto è sempre più vivo.